Buonasera Rino Scorpione. Allora, quest'oggi ho questa Galaxy Saturn sempre dell'amico Alessandro ed è la versione 5 bande, mentre quella che ho riparato precedentemente era la versione 6 bande. Quindi su questa radio il mio cliente mi chiede di controllare la FM in ricezione, fare un allineamento su tutte le emissioni, controllare la catena di ricezione, controllare l'eco, in caso cambiare la scheda. Non credo che sia da cambiare la scheda, bensì da guardare, eventualmente da riparare, cioè ci atteniamo sempre a mantenere almeno le caratteristiche, o meglio le schede originali della, quando possibile, della stessa radio. Ecco, quindi dato che l'eco funziona, e vi faccio vedere, ho la prova, o meglio, sì, sono in AM, lì sta in FM. Allora, ecco, andiamo in FM. Prova 1, 2, 3, prova. Quindi sicuramente, già che ho capito che non gli piace questo effetto, sicuramente andrò a regolare, a sistemare l'effetto eco. Però per quanto riguarda la FM, difatti, a parte che difatti è un po' fuori frequenza, ok, ma riguardo appunto la stessa FM, noto che in uscita esce bene. Prova radio, prova radio, mi sto ascoltando sulla grente là sotto, ma in ricezione, hola hola hola, sto trasmettendo, alziamo il volume al massimo, hola 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 hola, e riceve proprio bassissimo. Proprio bassissimo, quindi il problema è analogo alla radio che ho riparato precedentemente. Adesso la apro e vediamo di risolvere i problemi per come descritti. A dopo. Eccomi, allora, Galaxy Saturn sistemata, riparata, allineata, risolto il problema anche sulla FM. Un piccolo problemino anche sull'alimentazione, il quale ho risolto, ho messo anche il finalino che aveva un po' di deriva termica e quindi non lavorava proprio bene, questo qua, quindi l'ho sostituito con un altro. In più ho aggiornato e sistemato la scheda eco con una piccola modifica che fa sì che non si accavalla la voce, sapete bene che queste radio con appunto questa tipologia di scheda, insomma, non si può regolare il volume, per cui l'eco è sempre tipo al massimo. Quindi io ho fatto un mio ritocchino che fa sì appunto di avere un eco più gradevole senza che si accavalla. Ve lo faccio vedere subito. Allora, intanto facciamo prima la prova in FM, già che sono già in FM. C'ho quell'altra radio lì accesa. Prova radio 1, 2, 3, prova, hola. E funziona bene. Vediamo adesso come riceve. Ovviamente sono a volume basso, alziamo un po'. Prova radio 1, 2, 3, prova, hola, hola, hola. Ecco qua. Andiamo adesso in AM. Ecco qua. Ovviamente le radio sono attenuate. Portiamo anche questa in AM. Quella addirittura ho messo, c'è lo squelch, se no, insomma, attenuata più lo squelch, come anche, vabbè, qua non è necessario, vabbè, andiamo avanti. Prova in AM. Frequenza tutto a posto, perfetta, lavora bene, tutto al top, hola hola hola. C'è un po' di effetto Larsen vista la vicinanza. I watt ci sono, la modulazione è bella forte. Sentiamo questo eco. Ecco qua. Prova radio 1, 2, 3, prova. 1, 2, 3, prova. Attenzione, break al canale. 1, 2, 3, prova. Hola, hola, hola. Certamente non è come l'originale, perché si evita quel minimo di accavallamento della stessa voce. È più scandito. Vediamo di nuovo. Prova 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova, hola, 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 prova radio, prova radio. Ecco, quindi questo è un ritocchino che ho voluto fare, oltre alle regolazioni, su questa tipologia di scheda.
spegniamo questa radio qui, accendiamo l'HF, sono già sulla frequenza desiderata e radio ovviamente attenuate. Partiamo dalla USB, eccola lì, quella si sta già. Prova radio 1, togliamo l'eco ovviamente, ecco qua. Prova radio, alziamo un po' più di volume. Prova radio 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova, ola, ola, ola. E ci siamo, facciamo l'opposto. Prova radio, alziamo qua sempre un po' più di volume. Prova radio 1, 2, 3, prova, ola, ola, ola. Fine corso perfettamente al centro e radio, ripeto, attenuate. Lima Sierra Bravo, Lima Sierra Bravo. Prova radio 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova. Ovviamente effetto banda laterale, come sempre. Prova radio 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova, ola, ola, ola. E ci siamo. Quindi questo è il tutto, non mi resta altro che chiuderla e far venire il cliente a ritirare queste radio che gli ho sistemato. Un abbraccio a tutti, Rino Scorpione vi saluta.